Salve signori, siamo allo stadio di Dragao dove la Virtus è incappata nella prima sconfitta stagionale contro i pari categorie del Parolise. Punteggio finale di 2-1, finale disastroso per la Virtus che in 2 minuti subisce prima il pareggio degli ospiti e poi il vantaggio diciamo, su due infortuni della difesa tutta. Quello che vorrei dire io a tutti i giocatori è che tante volte si dovrebbe essere un pochettino più calmi, si dovrebbe avere più rispetto per la maglia che si indossa e per tutte quelle persone che stanno dietro a questo piccolo progetto che è Virtus. Era nato tutto con tanta gioia, con tanta voglia di fare, con i sorrisi, anche il sottoscritto. Aveva pensato che forse qualcosa di bello era possibile realizzarsi qua a Volturara, ma dopo diverse partite e dopo che la cosa si è ripetuta più e più volte, c'è tanta amarezza pure in me perché non è nemmeno bello andare in campo così giusto per giocare, non metterci nessuna grinta, sentire persone che bestemmiano, mandare i propri compagni a quel paese, non c'è voglia di giocare, allora tante volte mi dico, ma cioè, chi me lo fa fare, chi lo fa fare a me, chi lo fa fare a tutti quelli che si impegnano? Non credo che, diciamo, non lo so, una squadra dovrebbe essere fatta di 11 persone che magari guardano verso lo stesso orizzonte, invece qua ognuno. Che fa piccolo tifoso? Penso per sé. Ognuno pensa per sé, il piccolo tifoso. Guardate il sorriso di questo ragazzo, guardatelo. Questo era il bello del calcio, guardatelo. Questo dovrebbe essere il calcio. Invece qua, allo stadio do Dragao, almeno nelle ultime partite della Virtus, non è più così. Tanta amarezza oggi. Oggi, almeno da parte mia, perché più o meno avete visto, cerco sempre di scrivere qualcosa di divertente nel mio piccolo, qualche sorriso, cerco sempre di strapparlo anche quando i punteggi sono molto più pesanti di oggi. Ma oggi, non c'è voglia di sorridere, non c'è voglia di far ridere gli altri. Invito un pochettino tutti a mettersi la mano sulla coscienza e a riflettere un pochettino sui propri comportamenti. Non ce l'ho con nessuno in particolare, ce l'ho con tutti, anche con me in primis, che magari non riesco a trasmettere quella voglia, quella gioia agli altri, quella gioia che mi aveva portato a fare lo stupido qua, a fare foto, a fare filmini, a seguire questi ragazzi. Che fai? Stavo facendo un commento, adesso mi hanno rovinato. Vabbè, comunque avete capito, no? L'avevamo capito. Quindi grande, grande amarezza proprio oggi. Vabbè, Zitto che sei abbiamo puntato tutto su c'era di tu e ti qualcos'altro dimissioni. da dire, ma forse mi fermo.